Sky, il gioco della conoscenza. Tra breve inizieremo un fantastico viaggio attraverso lo spazio che ci porterà a scoprire gli aspetti più divertenti ma anche più curiosi dell'essere umano. E ora mi presento, sono il capitano Barton e la mia missione è quella di condurre 6 viaggiatori in una straordinaria avventura. La galassia Shine è composta da 21 pianeti. Ognuno rappresenta un tema della conoscenza umana. Amore, Dio, libertà, denaro. E da 3 tipi di satelliti. Aforisma, che rappresenta la cultura. Black Hole, che rappresenta il contatto fisico. E Crazy Card, il divertimento. 6 viaggiatori, guidati dal capitano, dovranno sfidarsi in domande e risposte sul tema dei pianeti, giudicati dai 21 consiglieri. Vince chi per primo conquista 3 pianeti, realizzando Shine. Ma prima di iniziare il viaggio, il nostro computer Hal avrà il compito di selezionare i 21 consiglieri che per tutto il viaggio avranno facoltà di voto sul gioco. Viaggiatore viola, viaggiatore blu, viaggiatore bianco, viaggiatore giallo, viaggiatore rosso, viaggiatore verde. Siete pronti? Si parte! Hal seleziona il primo viaggiatore. Conosciamo meglio il primo viaggiatore. Nancy Minotti, studentessa, 19 anni, vive a Roma, viaggiatrice, hobby sport estremi. Sei pronto per il lancio? Prontissima! 2, 1, va! Sei arrivato sul pianeta Viaggi. Ora il tuo compito è quello di sfidare uno degli altri viaggiatori. Sfido il viaggiatore rosso. La sfida consiste nel fare una domanda sul tema del pianeta e dare una risposta. Tempo, 1 minuto. Il viaggio per te è solo uno spostamento fisico o qualcosa di più profondo? Ma guarda, opto per la seconda perché credo che il viaggio sia metafora di vita. E quando tu viaggi capitano tante cose inattese, tante cose che non avevi previsto. Sono proprio queste cose che ti danno l'opportunità di crescere, quindi credo che il viaggio parta da un'azione fisica per poi rivolgersi verso l'interno. Bene, abbiamo terminato il tempo, ora concediamo il voto ai 21 consiglieri e vediamo chi dei 2 viaggiatori diventerà il maestro del pianeta. Viaggiatore blu, hai conquistato il pianeta. Sei il maestro del pianeta. Ed ora scaldiamo i motori. Siamo pronti per un altro lancio? Hal, seleziona il giocatore. Giocatore giallo, sei capitata sul Black Hole. Sei pronta? Sì. Bene, il tuo compito è di scegliere altri giocatori e creare una scultura umana. Degli aforismi. Il tuo compito è quello di leggere e di interpretare un aforisma a scelta. Un uomo può uccidere un fiore, 2 fiori, 3 fiori, ma non può contenere la primavera. Viaggiatore giallo, hai conquistato il tuo terzo pianeta realizzando Shine e perciò vinci la partita!